giornata molto bella, direi anche abbastanza emozionante. Io sono stato chiamato qui dalla direzione strategica dell'ASP con la finalità, con l'intento di cercare un pochino di ricreare un ambiente adatto per garantire un'assistenza qualificata alla cittadinanza, ai cittadini di Polistena, ai cittadini della Piana e anche a molta utenza che sta afferendo da Reggio Calabria. Mi hanno chiamato non perché io abbia qualità professionale migliore degli altri, tra l'altro chi mi conosce conosce anche la mia grande umiltà e mi piace però collaborare con tutti. Ho pensato da subito di avviare un gioco di squadra, penso di esserci riuscito, all'inizio è ovvio, un fatto naturale, umano, qualche ostilità si presenta, però poi alla fine quando si capisce che il tutto è funzionale alla operatività di tutti noi, ognuno con le proprie competenze, per raggiungere le finalità prefissate, e allora tutti si arricchiscono di entusiasmo. Abbiamo creato un ambiente nuovo in pochissimo tempo, devo dire, abbiamo ristrutturato interamente il reparto, architettonicamente è un reparto anche all'avanguardia, lo sarà da qui a breve anche dal punto tecnologico, perché c'è una promessa e allo stato dell'arte la direzione strategica le promesse fatte le ha mantenute, c'è una promessa di fare di più e quindi poter fare arrivare a Polistena il massimo della tecnologia. Cosa abbiamo fatto finora? Io ho fatto poco fa un taglio della torta, sulla torta c'era scritto la cardiologia di Polistena tra presente e futuro. Questo è il presente. Il presente è caratterizzato da una serie di fatti importanti. Noi abbiamo in così poco tempo raddoppiato il numero dei ricoveri, ridotto i tempi di degenza, siamo ad una media di 3,5 giorni, quindi significa che siamo a livelli nazionali e europei, lo abbiamo fatto perché abbiamo intensificato le prestazioni, non ci siamo risparmiati ora per ora, giorno per giorno, abbiamo fatto tutto ciò che andava fatto per il paziente cardiopatico in tempi brevissimi, anche per via delle tecnologie di cui disponiamo. Abbiamo avviato il percorso del trattamento della fibrillazione atriale con cardioversione elettrica, un'aritmia frequentissima per la quale i pazienti spesso rimanevano in ospedale ricoverati intorno a 7-8 giorni, anche 10. Noi in 24 ore addirittura il regime di day hospital con l'utilizzo dell'ecotransesofagia e della cardioversione elettrica li mandiamo a casa dopo 24 ore. Il che significa un grosso risparmio per la sanità e un beneficio importante per il paziente, perché un cuore che fibrilla prima si ripristina il ritmo sinusale meglio è. Solo per fare un esempio numerico, per dire una cifra, da quando sono qui, cioè dal 16 di giugno, insieme con i colleghi che non finirò mai di ringraziare, insieme al personale paramedico, abbiamo effettuato 57 ecocardiografie transesofagee, di cui 55 per cardioversione elettrica e 2 con diagnosi brillanti di distacco di protesi e un'altra di vegetazione valvolare.